Maria Teresa Caviglia in Badano, che è un cognome famoso in tutto il mondo e non solo perché è il cognome più usato, più noto a Sassello, la cittadina ligure, famosa per gli amaretti sulla collina, ma è diventato il cognome di Chiara, Chiara Luce Badano, che è una ragazza morta a 20 anni, amando Gesù, che è tua figlia. Tu sei la mamma di Chiara, la mamma di una santa. È un caso unico. Ma non saprei, io penso che magari ce ne siano anche altri che hanno dei figli santi. Per noi ovviamente è una cosa talmente grande che a volte ci sembra anche impossibile, nonostante l'abbiamo vista vivere e morire veramente in un modo un po' di speciale. È vero che tante sono le persone sante che non sono ancora sugli altari, no? Sì. È vero però che quando la Chiesa riconosce la santità, sì, di una persona diventa proprio un segno per tutti, no? Quindi diventa un, sì, po' figlia, sorella di è tutti, vero, questa ragazza. È vero. Quindi voi l'avete un po' spartita. Sì, sì. Sì, io mi ricordo quando avevano aperto ancora il processo, no? Durante il processo così, e una persona della chiesa che era lì mi ha detto: adesso Chiara non è più figlia vostra, non è più figlia sua. E io mi ricordo che dico: ma che cosa dice? E dice che non è più mia, Chiara sarà sempre figlia mia, no? Bisognerebbe portarmi via il cuore per poter dire una cosa così, no? Mi aveva fatto un po' dolore e questa cosa mi aveva dato un po' di dolore e mi sembrava, come dire, che poi piano piano l'avessi un po', come dire, superata questa cosa qua. Invece ogni tanto mi ritornava sempre, che mi sembrava una cosa che mi aveva fatto un po' male e è durato un po' di anni. Quando poi c'è stata la beatificazione, che c'era questa foto enorme, no? Coperta da un al velo. Divino Amore. Divino Amore, c'era una Maria di ragazzi. Maria di 20.000 giovani. E c'era questa foto bellissima, ma coperta da questo velo. E io mi ricordo che quando è iniziata questa messa così, è cominciata a scendere questo velo, ma lentamente, no? Io vedevo i suoi occhi, indietro dall'emozione, no? L'espressione così emozionante. Ecco lì ho sentito proprio, guardandomi, le ho detto, mi sono ricordata di questa cosa, ho detto: sì, adesso ti lascio andare, perché ora sei chiesa, sei anche della chiesa, come dire, e da quel momento non ho sofferto più, avevo capito questa cosa. Le ha dato qualche volta un po' fastidio, Teresa, anche essere sotto i riflettori, cioè questa parola che lei ha usato, processo. È un, sì, peso, no? Sì. Noi i processi in genere sono cose angoscianti, si pensa ai tribunali. Sì, sì. No, direi di no. Direi proprio, l'ho vissuto nella normalità, era questa la cosa che si doveva fare, forse non mi rendevo nemmeno conto di tutta questa grandezza, no? Di quello che dovevo fare, ma semplicemente rispondere alle domande e alla vita di mia figlia, quindi era una cosa bellissima e normale quasi. Non si è mai ribellata all'avere una figlia santa, dico una cosa durissima. Uno preferirebbe averla non santa ma viva. No, non mi sono mai ribellata. Non mi sono mai ribellata perché l'abbiamo presa questa cosa qua, questa malattia, anche questa, ecco, dalle mani di Dio. E che se lui ha fatto questo disegno, allora dicevamo sempre: ciò che viene da Dio non può essere che bene. E quindi quando uscivo dall'ospedale, no, che stavo tutto il giorno e Ruggero faceva la notte, a volte a Torino c'era anche la nebbia. Ruggero è il papà, un grande papà. Un grande papà che adorava Chiara, questa figlia. E allora, un po' stanca tutta la giornata così, no? Per fortuna c'erano le porte soffietto che si aprivano da sole, se no non avrei nemmeno più quasi visto la porta. Ecco, però appena uscivo così, guardavo il cielo. Guardavo il cielo ogni volta, anche se non era sereno, e dicevo: Gesù, io non capisco, ma tu me lo spiegherai. E su questa cosa qua ero sicura,
sicura che Dio mi avrebbe spiegato. Chi la dava questa certezza, signora? Non lo so, mi veniva da di dentro, no? Perché Chiara viveva in un certo modo, viveva così questa malattia e questo dolore, diciamo nella normalità, era una cosa da vivere, da accettare bene, no? Che stare vicino a lei era una cosa, forse le sembrava un po' strana, perché a momenti una mamma a volte, come dire, avrebbe voluto, guardandola negli occhi, vedendo la sofferenza, no? Di fare qualcosa, di aiutarla, ma io non potevo, mi sembrava di avere le mani legate e quindi dovevo, come dire, ecco, guardando il suo sorriso, la sua pace che mi trasmetteva e tutte quelle ore lunghe di tutta la giornata uscivo, come dire, che mi sembrava di aver fatto bene la mia volontà di quel momento per aiutare questa figlia che aveva bisogno di me, ma io avevo bisogno di lei. C'era una sintonia tanto forte tra noi due che non c'era bisogno di parlare, non c'era bisogno, ci comprendevamo solo a guardarci. E quindi è stata un'esperienza forte, dolorosa, ma veramente con un significato grande, con una... Chiara era una bambina speciale già da piccola? Ma direi speciale non saprei proprio dirle. Ogni mamma è speciale. Ecco, sì, figlia. Era questo che le volevo dire, perché tutte le mamme quando hanno un figlio così, però un pochino di più per noi lo era, perché con questo desiderio di avere questa figlia, ma Ruggero ha pregato tantissimo. Avete attesa tanto, sì, eh? 11 anni. E io anch'io pregavo, ma Ruggero di più. Ruggero non concepiva il matrimonio senza figli e quindi lo vedevo soffrire, tanto che un giorno ha detto: non vado più dai miei amici, che andava a caccia con gli amici, poi alla sera si incontra. Perché? Ho detto a Ruggero: perché loro hanno dei figli e io li vedo correre e andare così, e quando arrivo a casa mi prendo questa tristezza, mi assale. Allora io gli ho detto: ma guarda Ruggero, perché devo cercare anche di, insomma, anche sostenerlo. Di sostenerlo un po'. Ho detto: senti Ruggero, ci sono tante famiglie che non hanno di figli, no? Allora magari se Gesù ha fatto questo disegno su di noi, dobbiamo accettarlo, Ruggero. Ecco, e l'importante è quello, è fare la volontà di Dio, ma soprattutto che noi due continuiamo a volerci bene, tanto bene. Ecco, e poi è andato ancora per l'ennesima volta a pregare in questo santuario della nostra diocesi, ha pregato veramente tanto e quindi è così è stato, e così è stato. C'erano i segni, voglio dire, in questa ragazzina, c'erano i segni, non so neanche con che parole dirlo, di un'azione speciale dello Spirito Santo? Cioè, sai quando senti raccontare le storie dei santi, dici: già da piccola era in comunicazione con Dio e non sai se crederci o no. Per voi è stato così? Era diversa dalle altre bambine, Chiara? Ma forse era come tutte le altre bambine, ero diversa io. Perché io avevo compreso, no, che Gesù ci aveva fatto un grande dono e quindi ce la vedevamo crescerla, no? Sempre un po' speciale ce lo sembrava, perché era una gioia grande, ma almeno io ho sentito subito nell'anima, quando è arrivata Chiara, che Chiara non era solo figlia nostra, ma prima di tutto era figlia di Dio e come tale dovevamo crescerla nella sua libertà. Ecco, forse era questo amore, no? Che cercavo di eliminare autoritarismo, di far passare, anche se, perché io a volte le dicevo: guarda, il compito della mamma anche dirti dei no, no? E, ecco, non si può dire sempre di sì, e c'erano anche, come dire, dei rimproveri delle volte, anche con l'amore, ma che c'erano anche questi, no? E la cosa che avevo dentro di più, che sentivo, era che prima di rimproverare Chiara per qualcosa dovevo lasciare passare l'amore. E quindi a Chiara, prima del rimprovero, ci arrivava l'amore. Allora, poi lei era ovviamente una bambina buona, sì, forse dolce, no? Dolcissima, generosa. Dolcissima, dolcissima e generosa. Gesù l'aveva già... Questo mandata sì, giù, questo preparato sì. Con questo bel disegno.
È una ragazzina che ha fatto anche delle scelte molto chiare, perché lei Sì. si è legata Sì. all'appartenenza alla Chiesa proprio dalla bambina quasi. Sì, Oggi a 9 anni e mezzo, per mezzo della Chicca, che è qua, ecco, ha incontrato il movimento dei focolari. Che era una sua amica, incontrata no? Sul treno, sì, così. E hanno cominciato, ecco, e lei diceva che da Sassella, dal Bisolo, bisognava prendere la corriera, ma lei desiderava sempre andare da questa nuova amica, perché si stava bene, dice, anche le altre, ma è diversa dalle mie amiche che ho. E allora era attratta, no, da questa amica qua, che io la mettevo sulla corriera perché conoscevamo l'autista a quell'età lì piccola, insomma un po' scandalizzati anche i miei genitori, che, ecco, e perché mi fidavo. E però un giorno ho detto a Ruggero, che andava al Bisola, ecco, per il suo lavoro, ho detto vai un po' a vedere in che famiglia va, da chi va questa, perché non sappiamo come. Lui è andato e poi è arrivata a casa e l'ho detto, come è andata, ci sei andata da questa famiglia? Dove? Sì, ha detto Maria Teresa, lasciamola pure andare, sai? Ho detto, perché Ruggero dice così? Guarda, una famiglia così non l'ho mai vista. Sono entrata nella casa, una sorella se scendeva di qua, l'altra sorella di là, mi hanno abbracciate tutte, i genitori, lui è rimasto colpito da questa famiglia così. E allora gioiosamente ha cominciato a correre in questo movimento dei focolari che ha conosciuto con Chiara. Una famiglia cristiana? Sì. Un'amica educata alla fede che è diventata la sua amica del cuore, che l'ha presa per mano. L'ha presa per mano, per tutta la vita. L'ha presa per mano, per Chicca proprio, erano come sorelle, sì. Senta Teresa, come si sta di fronte a una figlia che accetta di stare davanti alla malattia più terribile, cioè il cancro, con tanta serena coscienza e con tanta fiducia? Sì. Io penso che sia stata una grazia di Dio, cioè Ruggero diceva sempre, e sono convinta, che Gesù, ecco, quando per la malattia di Chiara ha fatto scendere su di lei, su Chiara, una grazia. E non ce ne siamo accorti subito, specialmente lui lo diceva, non è possibile che possiamo vivere lei così e noi così. Poi si è reso conto che Dio non l'aveva mandata solo su Chiara la grazia, ma anche su di noi. E l'amicizia e la familiarità con questo movimento cristiano dei focolari, che ha preso un po' anche voi assieme a Chiara. Sì. Vi ha aiutato, vi ha sostenuto nel tempo moltissimo, della malattia? Moltissimo, moltissimo. Siamo stati sostenuti da tutta l'opera, veramente. Non ci hanno abbandonati mai, nemmeno un minuto. Abbiamo trovato una famiglia grande. Importante non essere grande. Soli, eh? Sì. Poi lei diceva, adesso scrivo un po' a Chiara Lubich. Beh. E poi aspettava la lettera, ma tardava a volte, no? E lei diceva, rispondeva? Non ha ancora risposto. E io le dicevo, ma sai Chiara, ne avrà tante, e da scrivere, allora poi arriverà, tranquilla. E allora poi quando arrivava, no, io la prendevo, il postino la lasciava in fondo dalla scala, la prendevo e la portavo e cercavo come di aprirla, no? E allora lei diceva, no, è mia. Allora io gliela davo, se la tenevo un po' sul cuore, perché sentiva tutta la sacralità di Chiara Lubich, di questa grazia. Poi l'ha aperta e diceva, adesso la possiamo leggere, la puoi leggere. Che le ha dato il nome, peraltro. Sì. Da una Chiara all'altra. Sì, sì, sì. Le ha dato un nome in più, come si fa con i monaci, con i consacrati? Sì, una volta si faceva già dei primi, anticamente forse questa cosa qua, e quindi poi adesso si è ripresa, poi i monaci e la Chiesa. Quindi è Chiara Luce anche per papà e mamma adesso, o rimane Chiaretta? No, Chiaretta no, rimane Chiara. Rimane Chiara. Chiara, sì sì. Quante persone si sono avvicinate a Chiara nel tempo della sua malattia e sono cambiate? Parlo di giovani, ma anche di medici, per esempio. Sì, sì, sì. E io non li so contare, perché io mi ricordo solo quelli di Regina Margherita, che li ha conquistati l'ospedale così, e che erano stupiti veramente, che un giorno si dicevano tra di loro, quando si riuscivano nella sala l'una per, insomma, preparare le cure, per dire, ecco, un po' reso conto di tutto come andava la situazione. E loro erano molto stupiti, e prima di parlare dicevano sempre, ma che cosa hanno queste?
questi tre che sono sempre così, no? Allora dice, ma anche noi andiamo in chiesa, si dicevano, no? Ma hanno un qualcosa di diverso, no? Allora quando Chiara gliel'ho raccontata, sorriso, no? Come dire, il diverso, noi sappiamo quello che chi è. Quindi è stato un segno, una testimonianza. Sì, è stata una testimonianza grandissima. Uno proprio il primario adesso in cielo con lei, chissà che le sarà andata incontro. Ecco, invece il vice primario è rimasto colpitissimo e aveva tre figli e poi ce ne doveva arrivare il quarto, quindi Chiara partecipava, che avrebbero messo nome Lorenzo, era tutta una cosa così. E lui da Torino partiva con i suoi figli anche piccoli e raccontava che aveva un po' di timore di portarli sulla tomba, che non avevano mai se non erano mai entrati in un camposanto, e che cosa avrebbero potuto comprendere, no? Ma siccome lui aveva compreso, gli avevano cambiato il cuore questa figlia così, e portava questi figli. E quando arrivavano dicevo, che bello qua, quanti fiori che ci sono in questa cappella, e ha capito che anche per i figli era bello andare lì. Ma poi ha cambiato tante persone. Peraltro il cimiterino di Sassello, bisogna esserci stati, è un luogo di pellegrinaggio sereno, gioioso, sì, addirittura, sì. E anche strano, no? Perché non è in una chiesa, è dove sono tutti. Eh sì, è lì che lei desiderava, lì, andare lì. Addirittura aveva detto, quando ci dava le consegne, perché ogni tanto ci dava una consegna di quello che dovevamo fare dopo che era partita, ma magari mi piacerebbe anche se mi mettete anche nella terra, ha detto, no? E io sono rimasta un po', ho detto, Chiara, ma perché? Allora dice, perché qui avete l'abitudine di chiudere tutte le cappelle a chiave, e se qualcuno invece mi vuole portare un fiore, anche un fiore di campo, allora se sono lì me lo mette lì. Allora io le ho detto, Chiara, se questo è il tuo desiderio va bene, ma non avevamo mai parlato di questa cosa. Allora forse a papà le spiacerà un po' perché abbiamo la cappellina lì. Allora lei che amava continuamente fuori da se stessa, amava tutti, figuriamoci il suo papà. No, se papà forse è così, allora mettetemi lì. Pazzesco, c'è una ragazzina. Sì. E tra l'altro so che lei con la sua amica del cuore, sì, aveva dato disposizioni per i tutto, canti al funerale. Ah, che bello. Sembra che pazzesco. Quando cantavano e si preparavano i canti, c'era una mia sorella che abitava a Genova e veniva ogni tanto, e una sera era lì quando si preparavano sti canti. Primo questo, vabbè, dice, mamma, quando entrerai in chiesa tu canterai forte, perché io di lì, come dire, dalla bara, canterò con te. E stai attenta, mamma, che papà non pianga, perché quando piange papà fa rumore, perché fa così. Ecco, era in quel modo lì. E quindi questa mia sorella, che sentiva queste cose di prepararsi ai canti in questo modo, ha detto, Chiara, io non ce la faccio più. Ha detto, scusa, devo andare di là, perché non ho mai sentito nessuno che fa queste cose, sai? E lei, serena, l'ha detto, zia, hai ragione, ha detto, ma quando muore una ragazza di 18 anni in cielo si fa festa. Magari sì, tranquilla, vai di là. Ecco, ma lei era sempre così, non si componeva, aveva questa forza, questa qua. I cristiani sono un po' matti qualche volta, perché è un po' una roba da matti parlare, sì, e sì, farsi vestire da sposa per morire, sì, o no? Sicuro, e volerlo vedere. Un giorno mi ha detto, mamma, il vestito è pronto? Sì, è appeso di là. Io quando aprivo la porta e vedevo il vestito lungo bianco, perché lo chiudevo subito, no? Chiudevo subito la porta, perché sapevo che poi glielo dovevo mettere quando partiva. E allora però lei, che quando aveva detto, semplice, mi raccomando mamma, vorrei un vestito bianco, è vero che sposo Gesù, ma semplice. Allora io penso che si sia portata sempre nel tempo, cosa avranno fatto questi due, chissà che vestito mi sono. E allora ha chiesto alla chicca, ha detto, sì, è pronto il vestito di là, e ha chiesto alla chicca, misuratelo, lo voglio vedere, indossalo tu. Allora la chicca è venuta in camera e poi è salita sulla una panchina che era lì, girati di dietro, perché ha voluto vederlo anche dietro, e poi ha guardato me con un sorriso e ha detto, va bene così. Chiara è nata ad ottobre ed è nata sempre la seconda volta ad ottobre. Sì.
E non è morta 500 anni fa, perché questa reazione sembrerebbe, ma c'è sua mamma qui a testimoniarlo, sì. Una ragazza giovane, spigliata, sì. Brillante, in camera sua ci sono i pattini appesi, sì, le racchette da tennis, è no? Vero, c'è è vero. Fotografie, sì, avrebbe sì. Abusato i social se fosse qui adesso, forse no? Sì. È mancata nel 90. E lei e suo marito, da quel giorno, avete raccolto come il testimone e il segno sì. Che lei è stata, avete cominciato ad esserlo voi nel mondo, perché siete andati dove non avreste mai immaginato, sì. Cioè da Sassello siete andati in America Latina, sì. In Oriente, dappertutto, sì. Voi sì. Che siete così sì. Riservati e discreti, sì. Sì. Non vi ha pesato? No, perché siccome lei ce l'aveva chiesto, ci sembrava un po' di realizzare questo suo desiderio, perché in queste consegne che ci dava di quello che dovevamo fare dopo, quando lei sarebbe partita dopo, aveva detto, poi tu mamma, un giorno aveva detto, quando io sarò partita scriverai l'esperienza che abbiamo vissuta e poi l'andrete a donare. Io ho detto, no, no, Chiara, mi ha preso una paura. Ho detto, io non sono capace a scrivere un'esperienza di 2 anni così. Allora lei mi ha guardato fissa, ha detto, ce la farai, ce la farai. E ancora con questo, anche il modo di scherzare così, ho detto, ma te lo ricordi che quando scrivevo le lettere che dovevo scrivere, ti le facevo leggere per vedere se c'erano degli errori, no? E lei ha detto, mamma, c'è il vocabolario. E basta, era così. Una delle testimonianze certe che abbiamo di scritti di Chiara dice che lei, presa coscienza dopo un tempo molto breve di dolore, di angoscia, rispose sì, se lo vuoi minuti. Tu, ecco, se lo vuoi tu Gesù, io lo voglio. Lo voglio anch'io, sì. Lei, Teresa, è riuscita a dire la stessa cosa? Sì, sì. Subito? Sì, 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 subito. Anche adesso... Che Ruggero non sto bene, no? Che è anche una cosa un po' pesante, una cosa anche, no? Che uno direbbe, mamma mia, a volte mi dicono, ma anche questa, no? Vi è capitato anche questa, no? E allora va bene, e quindi non c'è niente, cerchiamo di viverla più o meno come ci ha insegnato Chiara. Non si è mai arrabbiata normalità. Con Dio, mai? No, no, assolutamente no. Assolutamente no. Quando Chiara sì. È mancata. Io solo ho detto una volta, ho detto certo Chiara che tu a Gesù, adesso dico un detto che si dice così nei paesi, ci fai gola, a Gesù fai gola, a Gesù, vero? E lei ha detto, ma perché mamma? Perché sei bella dentro e fuori, no? Perché la vedevo che stava per partire, ma era ancora tanto, tanto bella, tanto... È vero che quando lei è mancata avete recitato il credo insieme? Sì, sì, perché Ruggero... È stato un momento, ma non solo per noi, per tutti quelli che perdono i figli, penso che sia questa cosa, no? Perché è un dolore talmente grande, che se non c'è la grazia di Dio è difficile comprenderlo e quindi è un momento molto pericoloso secondo me, perché io dico se uno ha la fede può anche perderla. Anche perdere, oppure viceversa la può anche trovare, ma io sentivo il pianto di Ruggero che era una cosa che non avevo mai sentito. Allora ho detto devo posare un po' il mio dolore e prendere un po' quello di Ruggero, forse i papà sono un pochino più così, no? E lui piangeva e io dicevo Ruggero, ma anche per me, vedi, avevo ancora tante cose da dire a Chiara e lei a me, però adesso guarda, noi abbiamo fatto il possibile, Ruggero, no? Cioè, abbiamo cercato di accompagnarla in cielo come abbiamo potuto, poi lei è arrivata, si sono aperte le porte, mi pareva di vedere la porta a soffietto che si sono aperte, lei è entrata e noi non siamo ancora pronti, no? Ecco, però ce l'abbiamo anche messa tutta. Prima di andarsene Chiara le ha detto, mamma sii felice perché io lo sono. Sì, sì. Lei è riuscita ancora ad essere felice dopo? Sì, sì, dando un segno a questa volontà di Dio, a questo insegnamento che Chiara ci ha dato in 2 anni, ci ha insegnato tantissime cose, no? Come
come del resto lei era maestra, come la filosofia bellissima di Chiara Lubich, di vivere l'attimo presente. Lei lo vedeva in un modo che il suo papà le diceva: Chiara, ma non sono capace a vivere l'attimo presente come tu, provaci papà, è una cosa piccola, provi a spezzettarlo questo attimo e ti trovi subito. Ma non ce la facevamo come lei, invece lei veramente era così, era proprio... era un tesoro. Si riesce a vivere il presente anche se lei non c'è più? Sì. Solo con il suo ricordo o la sentite sì, presente? Non la sentiamo presente, sì. Forse magari qualcuno non ci crede, ma invece noi ci crediamo e la sentiamo presente, molto presente. Ci sentiamo molto vicina e apriamo i cuori. Io gli parlo come prima e anche quando dobbiamo andare a donare l'esperienza, no, che ci invitano, e che quando lei aveva detto così io veramente mi ero presa anche un po' di paura, perché di fronte anche alla Chiesa, allora l'ho chiesto a Monsignor Maritano e gli ho detto: Chiara, mi ha detto questa cosa qua, possiamo fare, andare oppure no? E lui è stato un po' in silenzio e poi ha detto: se vi invitano sì, ma che non parta da voi. E quindi su questa scia, su questa cosa, cerchiamo di realizzare questa cosa e ringraziamo sempre ogni giorno Dio. Che bella questa cosa che dice Teresa, perché sì, purtroppo sui santi si fanno anche gare, si spingono, sì, si sgomitano, sì, e, sì, e queste cose spesso danno scandalo anche a chi non sì, è credente, no? Eh sì, un po', forse sì, forse sì. Invece io penso che sia così, e dico, se è vero, perché i dolori, le sofferenze ci sono anche, no? Perché sono cose grosse, questa qua, la santità è una cosa grossa, enorme, no? Ci crediamo di comprenderla. Io e Ruggero diciamo sempre: sino ad un certo punto ci arriviamo, ma poi dobbiamo fermarci, perché è un lavoro di Dio, è compito di Dio. E quindi ecco, però insomma, cerchiamo di viverla, non dico nella normalità, però se Gesù ha fatto questo disegno su Chiara, lo viviamo nella serenità e nella pace, nonostante qualche dolore che c'è. Però se lui l'ha fatta, poi va, poi è lui che, quando saprà il momento, quando è. Ci sono delle chiese in Africa intitolate a Chiara Luce Badano. Le chiese in Africa, e poi ce n'è una in India proprio, che siamo andati, e proprio quella lì era proprio nuova, l'hanno creata per Chiara, è venuto il vescovo proprio a invitarci e voleva una reliquia, ma noi non diamo reliquie perché abbiamo fatto questa scelta con Ruggero sino da subito, e allora avevamo solo una foto, ma era grandissima. Come si fa? Di solito le mamme pregano per i figli. Sì. Come si fa a pregare una figlia? Lei prega Chiara? Sì, io la prego molto, lo prego per noi, che ci dia la forza, ecco, di fare la volontà di Dio, soprattutto di essere fedele a questo disegno che ha fatto per noi. Ma poi sono così tante le preghiere che ci arrivano di intercedere, no? E poi dicono: non se lo dimentichi, signora, mi raccomando, c'ho sto figlio, c'ho sta cosa, no? Tranquilla signora, tranquilla, le dico: guardi, io quando metto giù il telefono faccio in diretta al filo, faccio la telefonata al filo d'oro, e Chiara sa già tutto e la sua richiesta va in cielo. Quindi preghiamo moltissimo per tante persone. Poi io veramente diciamo anche che, con la cosa di dire che le grazie le fa Dio, e quindi è lui, Chiara può intercedere, ma i miracoli li fa lui. Ecco, con questa cosa qua, con questa fiducia, preghiamo molto. Preghiamo molto. Sì. Pazzesco. Pazzesco il suo sorriso, Teresa. No, questo. Qual è la canzone che amava di più Chiara, che ce l'ascoltiamo? La usiamo come sigla per sì, questa nostra sì, bellissima la chiacchierata. La sua preferita era proprio Mina. Che io le ho detto: qual è la tua cantante preferita? Vedi, che lui ha detto Mina. E allora ha detto: qual è la canzone che ti piace più? Credere. Credere. E allora. E infatti è una cosa che ti tira via l'anima. Sì, è questa cosa qua. La grazie. Di... grazie. Grazie di cuore. Grazie. Non gettare nel vento in un solo momento.
noi.